Il bardo Todol. È conosciuto come Libro dei Morti del Tibet, così come il Peremra è noto come Libro dei Morti dell'Antico Egitto. La parola bardo significa morte, trapasso. La parola Todol significa liberazione. Infatti, questo poema simbolico tibetano in lingua sanscrita parla di una tecnica iniziatica per compiere un viaggio interiore e giungere alla liberazione dalla paura della morte. Malgrado la denominazione, quest'opera è scritta per i vivi e non per i morti. Il bardo, cioè il trapasso, è inteso anche nel senso greco di metanoia, cioè di modificazione del modo di pensare, e questo cambiamento incomincia già durante la vita attraverso le conoscenze raggiunte nello stato di veglia, nello stato di sogno e nella meditazione, che è tra il sogno e la veglia. Dopo la morte, il bardo non si arresta, il suo cammino continua nell'aldilà, con un rovesciamento simmetrico. Prima si scendeva nella vita alla morte, poi si risale dalla morte alla vita. Ci troviamo di fronte alla morte mistica, cioè all'esperienza iniziatica più grande che l'uomo possa avere. Michelangelo, nel suo Giudizio Universale, rappresenta questa morte mistica con la figura di Giona, che coraggiosamente si fa inghiottire dal mostro e ne esce, vittorioso e illuminato, al terzo giorno, come Gesù che terzo giorno risuscitò. Non confrontiamo il bardo Todol con il testo funebre. La rinascita non è altro che la trasformazione delle anime numerosissime, provvisorie, imperfette, nello spirito unico e perfetto. Si parla nel bardo Todol di coppia primigenia, di amplesso fra la sposa e lo sposo celesti. Si parte dal Dharmakaya, l'indifferenziato, quello che i cabalisti chiamano con termini ebraici En Sof, cioè l'inconoscibile, l'impercettibile, Dio non manifesto. In modo splendido è stato raffigurato da Michelangelo l'inizio della manifestazione. Dio differenzia la luce dalle tenebre e vede che sono entrambe buone. Si parla nel bardo Todol della tenebra luminosa e della luce tenebrosa. Ma l'uomo ha rifiutato la tenebra e l'ha riempita di demoni. Questo è l'errore diabolico, il vero peccato originale. Credere che la luce sia il bene e la tenebra il male. In realtà si tratta del duplice respiro della vita, l'espansione e la contrazione, entrambe buone. Nel Dharmakaya, nel vuoto indifferenziato, coesistono tutte le forme e tutti gli esseri viventi. Coloro che meditano sul bardo divengono capaci di far sposare la luce alla tenebra, e per loro il bardo stesso, cioè la morte, diviene una rinascita iniziatica. Il bardo Todol è un'uscita verso la luce. Vi è dunque una perfetta identità con il titolo del Libro dei Morti dell'Antico Egitto, il Peremra, uscita nella luce. Si avverte un'origine comune tra queste due opere così lontane nello spazio. Questa origine può trovare un riscontro reale in quei fatti storici che hanno permesso ad un'unica fonte iniziatica di percorrere due lunghi cammini verso, per giungere sia nel Tibet sia nella valle del Nilo. Il centro di radiazione è sulle rive dell'Eufrate. Là dove ebbe inizio il fenomeno edenico e dove nacque e si radiò il primo impero del mondo, che nel periodo della sua massima ampiezza fu costituito da un koinè di 65 popoli. Le verità edeniche giunsero nella valle del Nilo portate da Namishtusu, Enes, figlio del grande re Sargon Akkadia. Le stesse verità edeniche giunsero nel Tibet portate da Rimus Rama, altro figlio di quello stesso Sargon Osiride, Ausar, che gli ebrei chiamarono Melchisedek, e gli Akkadi Sarrukin. Entrambe le espressioni significano re vero. Questo re vero e divino, passeggiando, come dice la Bibbia, con gli uomini alla brezza della sera, spiegò loro che la morte è soltanto un cambiamento e ciò che cambia è la coscienza. Se si vuole che il cambiamento agisca in senso favorevole, occorre iniziare l'azione durante la vita. Se si vuole demolire la barriera tra la vita e la morte,
occorre nel mondo dei viventi far cadere tutte le dualistiche e antitetiche barriere. Occorre dunque che ogni Adamo diventi Kadmon, cioè che ogni uomo sappia divenire l'uomo cosmico. Questo straordinario unico Dio, sceso a portare la rivelazione agli uomini, ha le caratteristiche di un'infinita coppia che si manifesta nel cosmo, nel mondo e nell'uomo. In Egitto questa coppia è simbolizzata da Iside e Osiride. Nel Tibet la stessa coppia è simbolizzata dalle due infinite forze che fanno respirare l'universo, lo Yin e lo Yang. Ma l'umanità, con un terribile errore, ha spezzato l'unicità della coppia. Sia il bardo Todol che il Perem Ra ci insegnano il modo in cui si può ottenere la resurrezione della coppia primigenia e quindi ristabilirsi di una perfetta armonia. Questa è l'unica strada per vincere la morte. Nella Genesi michelangiolesca, quando il Dio creatore inventa la luce, allargando le braccia le espande a riempire lo spazio. Contemporaneamente inventa la tenebra e, come si è visto, ci volge le terga e ci sfugge perché la tenebra non è accolta e capita dall'uomo. La coppia viene spezzata. Il serpente tentatore ha il volto di donna. Lo Yin è ormai inteso come forza malefica. Il segreto dei due libri dei morti è contenuto in queste parole. Sappi che tutte le forme che ti portano terrore non sono altro che pensieri tuoi. Tu devi accettarli come tali e purificarli, trasformandoli da provvisori in eterni. Allora non svaniranno, ma resteranno eternamente negli archivi akasici, atemporali, dove eternamente continueranno ad esistere e tu stesso sarai eterno. Se a questi pensieri copulari, armonici, perfetti, tu attemporrai i pensieri spezzati, disarmonici, provvisori, ti allontanerai dalla pura luce tenebrosa e dovrai riprendere il ciclo delle prove e delle morti. La più temibile delle prove è quella del giudizio, che taglia l'anima in due parti, una creduta buona ed una creduta cattiva. Per vincere questo dualismo del bardo Todol, vi è un continuo invito a meditare sul grande simbolo alefico della Trinità. Nel Perem Ra vi è un identico invito a meditare sul simbolo della Trinità rappresentato dalla croce ansata, cioè dal polo femminile, dal polo maschile e dalla loro unione copulare. 5 millenni sono passati dalle origini di questa rivelazione e l'uomo seguita a vivere in modo provvisorio, spaccato nelle sue due polarità, mentre unificato sarebbe consapevole di essere eterno, pur in un mondo pieno di cadaveri, simili a vesti logore gettate via, la morte non esisterebbe. Questi due libri ci parlano di come funziona l'aldilà. Viene gettato un ponte fra i due mondi, ponte traballante e malinconico in Egitto, laddove si nega alla vita la reale possibilità di ricostruire i corpi e quindi ci si affida a macabre operazioni mummificatorie. Ponte rinunciatario nel Tibet, laddove si pensa alle future reincarnazioni come a retrocessioni che cadono nella metampsicosi. Ma è venuta un'altra epoca, e al centro di questa epoca è apparso Gesù, a illuminare completamente il cosmo, sia nella sua parte femminile, sia in quella maschile. In verità vi dico, se non vi farete coppia, complementando la vostra parte femminile o maschile, non potrete entrare nel regno. Vangelo di Tommaso, parte 114. Vorrei ora parlare della grande difficoltà da me incontrata nel rendere comprensibile l'antico testo alla mentalità occidentale. Ho parlato di versione libera. In realtà è una versione fedele, tuttavia ho parafrasato e tradotto molti tipici termini sanscriti. Chiara è apparsa la mia analisi preparata e selezionatrice la presenza di numerosi inquinamenti dovuti a superstizioni e a credenze politeiste, demoniache e babeliche. Perciò certe parti disarmoniche e pleonastiche sono state radicalmente eliminate, perché impedivano o falsavano la chiara comprensione del bardo Todol. Per quanto riguarda la lingua, possiamo dire che si tratta di un gruppo linguistico tibetano-himalayano. La stesura del testo scritto risale forse al VI secolo d.C.,
pur basandoci su una antichissima tradizione orale. La scrittura è sanscrita. L'amore per l'isolamento ha impedito nei secoli scorsi di contatti coi monaci tibetani. Oggi, dopo l'invasione cinese, il Tibet si è allargato e infiltrato nel mondo. Così la sapienza esoterica del bardo si sta rivelando a noi. Ci meraviglia e ci affascina. Il trapasso. Questo libro è dedicato alla divina verità, alla luce senza limiti, al pensiero eternamente vivente, al dono perfetto che è il loto, cioè il figliolo, protettore di tutti gli esseri coscienti tramite fra il piano divino e il piano umano. Quest'opera contiene la grande dottrina della liberazione del pensiero, che dà la libertà spirituale ed emancipa gli esseri, trasformando le anime, pensiero imperfetto, in spirito, pensiero perfetto. Questa dottrina va studiata profondamente e meditata. Per chi può ricondarsene, costituisce un viatico verso la felicità eterna. Colui che non ha paura della morte, perché sa che il morire non è altro che un voltar pagina, non ha bisogno di leggere questo libro. Ma colui che non ha ancora scoperto il mistero della morte deve leggere attentamente quest'opera. Un vivente che vuole aiutare un trapassato, chiamando col pensiero colui che è appena morto, deve immaginarlo presente e attento. Pensiamo ai nostri morti come a vivi, perché sono vivi. Non è permesso a nessun parente, nemmeno al più caro, al preferito, di piangere o gemere, poiché ciò non va bene. Bisogna dunque costringere tutti al silenzio e alla serenità, nel momento solenne. Prima di leggere queste pagine, in omaggio alla Trinità, porgete mentalmente un'offerta di amore e di adorazione ad essa. Tenete presente che questo libro contiene le regole per ottenere la liberazione del pensiero, soprattutto prima del trapasso, e i metodi per chiudere le porte delle matrici uterine sbagliate, quando il morto cerca di rinascere affrettatamente, cioè senza raggiungere la necessaria maturazione. Momento della morte. È il primo confronto diretto con la luminosa tenebra. Vi sono alcuni che, pur avendo in vita ascoltato insegnamenti che riguardano il trapasso, non li ricordano. Occorre dunque leggere attentamente questo libro per richiamare alla mente ciò che si è già inteso dire. Così si potrà conoscere la straordinaria luce tenebrosa e ottenerne la liberazione. Beato chi già in questa vita sa vedere la luce nella tenebra. È il momento della morte. La forza vitale cade nel centro e la coscienza sperimenta la luce tenebrosa. Pur essendo senza occhi, si vedrà sorgere l'alba dopo il trapasso. Il periodo di tempo abitualmente necessario per vedere sorgere la luce corrisponde al tempo necessario in terra per consumare un pasto. Vi è un aiuto prima del trapasso. Ricordate queste parole. È venuto il momento di cercare il sentiero. Sono di fronte alla luce tenebrosa. La conoscerò ed entrerò nello stato in cui tutte le cose sono come un ciclo vuoto, in cui l'intelligenza è nuda, come una vacuità trasparente, senza circonferenze né centro. In questo stato cercherò di conoscere me stesso e di restare fermo e saldo in questa conoscenza. Dopo il trapasso, ecco che la tenebra si apre ed appare la prima percezione della luce chiara e tenebrosa nella superiore realtà. Il confronto diretto con questa luce deve essere prolungato. Occorre imprimere nella mente questi pensieri. Ora viene il momento in cui la parte terrosa di me precipita nell'acqua e si scioglie. Non devo lasciare che la mia anima si scomponga ora che il fenomeno che chiamiamo morte è arrivato. Devo trarre profitto da questa morte e agire per il bene di tutti gli esseri coscienti con amore e compassione, dirigendo il mio pensiero verso la perfezione. Se sarò capace di pensare al gran cosmo corpo, apparirò in qualsiasi forma per il beneficio di tutti. Si dovrà cercare di ricordare ciò che si è appreso dai maestri in vita. Occorre pensare con forza a queste frasi. Ora io entro nella luce fondamentale. Devo restare fermo e tranquillo nello stato che sto sperimentando in questo momento.
la mia presente coscienza vuota, senza caratteristiche particolari, senza colore, è la vera realtà universale, la vera bontà. Sto entrando nel pensiero vivente. La mia intelligenza è, per sua natura, immateriale. Ma questa immaterialità non deve essere confusa con il nulla. È una forza intelligente, non ostacolata, brillante, universale e felice. È la coscienza stessa, la bontà infinita. È coscienza che funziona e non ha forma. È intelligenza lieta e brillante. È stato di perfetta illuminazione. La coscienza brillante, vuota, è inseparabile del gran corpo cosmico di splendore. Non ha né nascita né morte. È l'immutabile luce tenebrosa. È l'eternità. Questo è lo spirito. Ricorda, le anime sono tante, lo spirito è uno solo. Riconoscere il realismo vuoto della tua intelligenza come lo stato di Dio e considerarlo come la tua coscienza stessa, ciò significa conservarti nello spirito divino, trasformando l'anima in spirito, perfezionando il pensiero. La chiara tenebra luminosa primordiale, se è stata riconosciuta, ha già fatto raggiungere la liberazione. Ma se si teme che essa non abbia potuto essere riconosciuta, allora si può certamente affermare che il cosiddetto morto vedrà risplendere una luce secondaria o riflessa, cioè nata da riflessione che si leverà circa il tempo di un pasto, dopo che la respirazione sarà cessata. Cosa avviene allora? Quando la coscienza esce dal corpo si domanda: sono o non sono morto? Ma non può determinarlo. Vede i suoi parenti e quelli che lo circondano come li vedeva prima e ne sente i pianti. Non ha più occhi ma vede. Non ha più orecchie ma sente. Ancora non posso sorgere né le illusioni di terrore né le apparizioni. È un periodo di attesa. Vi sono persone perfette e spirituali e vi sono persone sensuali. Se volete mettervi in sintonia con una persona spirituale, chiamatela 3 volte per nome. E ripetete parecchie volte le parole che riguardano la strana luce vivente tenebrosa, o tenebra luminosa. Il suo spirito la riconoscerà. Se invece si tratta di una persona soltanto sensuale, dite: non essere distratta. Concentra il tuo pensiero su Dio. Medita su Lui come fosse il riflesso della luna sull'acqua, visibile ma inconsistente. C'è e contemporaneamente non c'è. Medita su di lui come fosse un essere avente un corpo fisico. Se invece si tratta di una persona molto emotiva e sensibile ma comune, dovete dire: medita sul cuore del grande Signore di compassione. Possono anche esserci anime che cadono subito in un mondo di illusioni per colpa di una morte troppo violenta. Un'anima di questo tipo, morta di morte violenta, pur non sapendo inizialmente rendersi conto se sia morta o non morta, tuttavia, seguendo queste istruzioni, può ugualmente incontrare la verità, cioè la realtà madre, la realtà padre e la realtà figlio. Come i raggi del sole dissipano le tenebre, così la chiara luce tenebrosa dissipa la potenza delle colpe passate. Questo libro vuole richiarire il pensiero. Se questo insegnamento è efficacemente e tempestivamente applicato, lo scopo viene raggiunto, poiché le illusioni non si sono ancora radicate e trascinate qua e là l'anima per distoglierla dallo scopo del compimento della illuminazione, cioè della sua trasformazione in perfetto pensiero, che è, come dire, lo spirito. Se la tenebrosa luce primordiale non è stata riconosciuta, quando la luce riflessa e secondaria viene riconosciuta, la liberazione può essere raggiunta. Se la liberazione non ha avuto luogo, incomincia il terzo tentativo. Occorre agire sulle illusioni, cercando di farle scomparire. L'anima si accorge che i cibi di una volta non servono più, che il corpo può indossare altre vesti diverse da quelle di prima perché fatte di solo pensiero, fluttuanti, trasformabili. L'anima può sentire ancora i pianti e i gemiti dei suoi amici, dei suoi parenti. Può anche vederli e sentire il loro richiamo. Ma essi non la possono sentire o vedere. A un certo punto l'anima si stanca di aspettare e se ne va, malcontenta.
Allora le manifestazioni, suoni, luci, paura, terrore e fatica. Dovremmo aiutarla lasciandole questo pensiero telepatico. Ascolta. Quando eri al mondo tu vivevi in tre stadi diversi. Quello della sensazione, quello dei sogni e quello della meditazione. Ora sta accadendo qualcosa di nuovo. Tu vivi nel cambiamento, nelle nuove reali esperienze e nel nuovo mondo tempo rovesciato. Poco fa tu, anima, hai provato il tanto temuto momento del cambiamento, cioè della morte. La chiara luce tenebrosa ti ha illuminato, ma tu non hai potuto restarvi immersa. Devi errare. Osserva con perfetta attenzione ciò che io ti presento. Resta ferma e tranquilla, o anima. Quella cosa che si chiama morte ormai è avvenuta. Lascia questo mondo, ma sappi che non sei la sola. La morte viene per tutti. Non restare attaccata al tuo passato per sentimentalismo o per nostalgia. Anche se per debolezza tu vi restassi attaccata, non avresti il potere di rimanere sulla terra. Non otterresti altro scopo che errare nel vuoto. Non essere debole. Ricordati della tua preziosa Trinità, cioè tu, anima, ricordati del corpo e dello spirito. Qualunque spavento, qualunque forma di terrore possa assalirti, non dimenticare queste parole e, conservando in cuore il loro significato, procedi sicura poiché in esse si trova il segreto vitale della conoscenza. Quando le nuove esperienze reali risplendono su di me, ogni pensiero di terrore è scongiurato, purché io riconosca che ogni apparizione è un riflesso della mia coscienza. Allora io non avrò paura delle strane figure che mi appaiono, poiché so che sono fatte di pensiero e sono create da me, perché essendo un'anima non sono altro che pensiero imperfetto. Questi mostri che vedo sono il cattivo frutto della mia imperfezione. Ripeti queste parole, anima, e ricordati del tuo significato e procedi con sicurezza e serenità. Qualunque sia la visione terribile che ti possa apparire, la riconoscerai come tua creazione. Non dimenticare dunque la segreta verità vitale che si trova in queste parole. Dal momento in cui il tuo corpo e il tuo pensiero si sono separati, tu vivi in una nuova e splendente realtà, abbagliante, gloriosa e impersonante, che ha l'apparenza di un miraggio su un paesaggio di primavera, in un continuo succedersi di fantastiche vibrazioni. Anima, ricordati di non essere soggiogata né terrificata né timorosa. Tutto ciò che vedi rappresenta l'irradiazione di te stessa. Sappi riconoscerlo. Allora, proprio dal centro di questa irradiazione uscirà il suono naturale della realtà, ripercuotendosi simultaneamente come migliaia di zampilli amorosi e cascatelle luminose. È questo il suono naturale del tuo stesso essere. Sii calma e serena, anima. Il nuovo corpo che ora tu hai indossato è fatto soltanto di pensiero e può davvero essere meraviglioso. Da quando tu non possiedi più un corpo materiale di carne e di sangue, qualunque cosa avvenga, nulla può farti male. Tu non sei più capace di morire. Tutto ora per te è vita. Ti basti sapere che queste apparizioni sono le tue stesse forme pensiero. Sei tu a costruirti il tuo paesaggio. L'inferno è una tua invenzione. I diavoli, tua creazione. Non certo creature di Dio. Se non riconoscerai come tue queste forme del pensiero, se non comprenderai questo insegnamento, gli splendori ti soggiogheranno, i suoni si riempiranno di timore, i raggi ti terrificheranno. Attenta, anima, a non cadere nella tua stessa trappola. Se non saprai capire questa chiave di ogni insegnamento, dovrai errare e perdere tanto, tanto tempo prezioso, pur in un mondo senza tempo.